Siamo qui oggi per scoprire qualche segreto di casa Metzler e per farlo oggi proveremo due pneumatici super sportivi. Il primo è omologato e intagliato e il secondo è completamente slick, perfetto per l'utilizzo in pista. Riccardo, in molti pensano che Metzler sia un brand interno al gruppo Pirelli. In realtà ha una gamma di prodotti con caratteristiche anche importanti. Ci vuoi raccontare quali sono? Certo Gianluca. Beh, brand Metzler è conosciuto come lo specialista delle due ruote. È stato acquisito appunto da Pirelli negli anni 80. Diciamo che però voglio sfatare subito uno dei grandi miti, cioè che considerano che i prodotti Pirelli e quelli Metzler sono identici ma cambia solamente la scritta sul fianco. Questo non è assolutamente vero, perché internamente noi abbiamo processi di sviluppo e anche di testing completamente separati. Questo perché il brand Metzler ha un animo completamente diverso da quello di Pirelli e si rivolge quindi a una clientela differente che ricerca qualcos'altro. Metzler, diciamo che la sua caratteristica principale è soprattutto l'ampia versatilità. Questo è l'ampio soprattutto range di utilizzo dei propri prodotti. Dimostrazione, Metzler deriva dal road racing, quindi dalle varie gare che vengono fatte in strada, come il più famoso il Tourist Trophy, il TT, dove diciamo che lì i piloti incontrano situazioni dove l'asfalto potrebbe essere bagnato o sporco e quindi il pneumatico deve garantirti grip in tutte queste diverse situazioni. L'altro grande mondo è quello dell'enduro, ma anche quello del motard. Contate che il motard sono moto da cross che fanno delle pieghe come le moto quelle da pista, ma allo stesso tempo devono anche avere grip e prestazioni in fuoristrada e saltano come delle moto da cross. Quindi qui il prodotto deve garantirti tutte le varie prestazioni in tutte le diverse sezioni. Quindi di conseguenza è ampia versatilità e soprattutto ampio range di utilizzo dei propri prodotti. Oggi siamo al Tazio Nuvolari per provare due prodotti della gamma Racing. Partiamo da una gomma intagliata omologata, la Racetec RR, per poi partire con una slick, la Racetec TD, una gomma completamente slick, quindi omologata solo per la pista, che ti permette di entrare senza termocoperte ed è una gomma reversibile, quindi la durata è abbastanza lunga. Riccardo, ci vuoi raccontare le caratteristiche di queste due gomme? Oggi potrai provare la Racetec RR, che è il nostro pneumatico omologato per la strada. Abbiamo diverse varie mescole. Questa è quella gomma che noi consigliamo a quell'utente che vuole partire da casa, che vuole venire in pista, girare e poi tornare a casa con la propria moto. Quindi per colui che non ha il furgone o non ha il carrello. Quindi proprio quella corretta che ti permette di fare sia esperienza in pista che comunque andare per strada. Per chi invece si vuole proprio avvicinare al mondo della pista e fare un passo in più, abbiamo sviluppato il Metzler Racetec TD Slick. Questo è un pneumatico veramente molto versatile, soprattutto perché ha un ampio range di utilizzo, soprattutto di temperature, va benissimo anche per temperature fredde, facciamo all'inizio stagione come marzo, ma va benissimo anche per temperature calde come si possono incontrare a luglio ed agosto come oggi. Ha tantissime altre caratteristiche, prima di tutto ha le misure stradali, di conseguenza è un pneumatico diciamo plug and play, tu puoi montarlo subito sulla tua moto senza fare delle grandi modifiche, appunto perché ha la misura in barra 55, le misure stradali. Altra caratteristica importante che hai già detto te Gianluca è che non c'è bisogno di termocoperte, di conseguenza chi si avvicina al mondo della pista può fare con un piccolo investimento comprando queste gomme qua la possibilità di poter girare subito in pista. L'altro aspetto interessante, come dicevi, che è anche reversibile il posteriore, quindi metti in circuiti dove sono tutti destrosi, girando il posteriore puoi ancora allungare il chilometraggio di questa gomma. Quindi facile gomma, semplice, subito pronta per il divertimento. Riccardo, oltre la TD che abbiamo parlato prima, l'RR, avete un altro tipo di prodotto solo esclusivamente utilizzo pistaiolo, quindi? Sì, assolutamente Gianluca. Noi in gamma abbiamo anche il Racetec RR Slick, che è un pneumatico appunto che alza l'asticella a livello praticamente di pista. Abbiamo diverse varie mescole come la K1 e la K2 all'anteriore, K0 e K1 e K2 al posteriore, ma ti direi che per questo argomento chi meglio di Manuel Poggiali può raccontarcelo e spiegarci raccontando la sua esperienza. Intanto l'offerta Metzler è davvero tanto ampia e bisogna capire anche quello che è la tipologia dello stile di guida e comunque della performance di ogni soggetto.
Ovviamente in base a questo, alle temperature dell'asfalto, all'abrasione che ogni asfalto ha, ci sono ovviamente delle scelte prioritarie o comunque migliorative rispetto ad altre. A partire dal prodotto Racetech RR Slick, che ha in particolare sull'avantreno due tipologie di mescola, la K2 e la K1. La K2 a me personalmente piace un po' di più, ma per il semplice motivo che preferisco un po' più di sostegno nella fase di frenata, quando vado a aggredire sul freno, e ovviamente la stabilità della gomma, che è una combinazione tra carcassa e mescola, mi dà quel supporto che mi dà un po' più di garanzia, e a svantaggio magari di quello che può essere invece un pochettino di grip che viceversa la K1 mi dà in maniera più importante. Parlando invece del retrotreno, abbiamo le stesse dimensioni nelle tre tipologie di mescole, che sono la K0, la K1 e la K2. Ovviamente in termini di performance, quindi di grip, la K0 è quella migliorativa, è quella che in condizioni di asfalto meno abrasivo, in condizioni di asfalto molto caldo, è quella che rende un po' di più, a discapito naturalmente di quello che è la durata della gomma stessa. La K1 è quella che fondamentalmente si adatta un po' meglio a tutte le tipologie di condizioni. La K2 invece è preferibile nei periodi magari invernali, quelli un po' più freddi o comunque dove l'asfalto è un po' più abrasivo. Manuel, come dicevamo, hai vinto due titoli mondiali, quindi chi meglio di te può spiegarci come si sono evolute le gomme negli ultimi anni? Ma le gomme si sono, i pneumatici in generale si sono evoluti davvero in maniera pazzesca rispetto a quello che per esempio era 20 anni fa, quindi va dato atto che i tecnici Metzler hanno fatto un lavoro incredibile. Naturalmente le mescole, le carcasse permettono degli angoli di piega, dei gesti motori che qualche anno fa erano veramente impossibili. Non va tralasciato il fatto che Metzler è un prodotto che nasce prevalentemente da uno sviluppo da strada, da motard, e quindi è molto più versatile come tipologia di pneumatico in generale, ma comunque per chi si vuole divertire in pista è perfetto. Quello che colpisce fin da subito è la velocità con la quale la Racetech TD ed RR entrano in temperatura. Bastano un paio di curve per poter iniziare a aumentare il ritmo. Davanti a noi Manuel Poggiali, che entra subito in sintonia e feeling con le gomme, e alla quarta curva è già gomito a terra. La sensazione trasmessa dall'anteriore è di un pneumatico letteralmente piantato a terra. Il TD Slick, in fase di staccata e ingresso curva, offre molto sostegno e stabilità. Si frena forte e si riesce a insistere con i freni in mano. Nei cambi di direzione si ha una sensazione di solidità, che aiuta in una guida tonda e pulita, ed è un vantaggio anche per l'amatore, perché infonde maggiore sicurezza. Il TD rispetto all'RR ha una velocità di discesa in piega costante, lineare, con la sicurezza di avere sempre sotto controllo ogni manovra. Non si ha la spiacevole impressione di cadere in piega in fase di inserimento. Il posteriore segue molto bene la traiettoria impostata con un ottimo grip, anche quando fuori dai tornanti si spalanca il gas alla massima piega. Sia sullo stretto che sul veloce, entrambi gli pneumatici hanno mostrato un'ottima stabilità e rappresentano un prodotto perfetto anche per chi vuole avvicinarsi alla pista, con costi ridotti, in quanto, come già detto, non hanno bisogno di termocoperte e promettono durate elevate. Manuel, oggi abbiamo provato le TD e le RR. Sono rimasto davvero impressionato di come entrano facilmente in temperatura e hanno un ottimo grip. Cosa ne pensi? Ma penso che questa tipologia di prodotto sia davvero molto molto efficace, a partire dal TD, perché ha delle dimensioni comunque più comuni, che non necessitano modifiche al setting e non necessitano anche di termocoperte. La gomma è subito pronta, il pneumatico in generale è subito pronto all'uso, dopo due curve sei già gomito a terra, è davvero molto molto divertente. In aggiunta comunque alle qualità che ha il TD, c'è sicuramente l'aspetto del periodo dell'anno. Lo si può utilizzare veramente in qualsiasi periodo, sia col freddo che col caldo. La mescola è unica e si adatta perfettamente a queste condizioni. Invece, per quanto riguarda le RR, cosa ne pensi?
Ma l'RR è un ottimo pneumatico, anche questo è un pneumatico sicuramente più adatto a quel cliente, quel motociclista che, al quale piace partire da casa, arrivare in circuito senza doversi attrezzare con mezzi particolari e quant'altro, perché l'intagliato permette di avere l'omologazione, quindi circolare tranquillamente in strada, ma altrettanto avere una buona performance naturalmente in pista. Anche questo prodotto ha diverse mescole che vanno dalla K1, K2, K3, stesso discorso come la RR Slick, andiamo dalla mescola più morbida, quindi che si adatta meglio a asfalti caldi, a temperature alte e comunque ad asfalti un pelino meno abrasivi, al K3 che invece permettono una durata nel tempo più importante, una performance leggermente minore, ma ovviamente si basa un po' anche in base alle temperature varie che troviamo durante l'anno. Riccardo, invece, per quanto riguarda le pressioni, cosa consigliate? Allora, per strada assolutamente mantenere quella indicata a libretto, mentre per la pista, se hai delle termocoperte, quello che consigliamo è di fare 50 minuti a 80 gradi, non di più, perché sennò andiamo, per dire, a cuocere un po' il nostro pneumatico. E quello che invece consigliamo nel caso in cui non hai termocoperte è quello di tenere delle pressioni su 2-3 all'anteriore e 1-7 al posteriore, di fare qualche giro e di rientrare in modo tale di verificare come ha lavorato la moto e quindi le pressioni e riportarle attorno a quella temperatura lì. Stessa cosa, come dicevo prima, per la termocoperta, sempre 2-3 all'anteriore e 1-7 al posteriore. Per tutti i dettagli della nostra prova potete seguirci sul nostro sito ufficiale di GP1, iscrivetevi sul nostro canale di YouTube mettendo un vostro commento, un vostro like e ricordatevi che l'ultimo appuntamento del Metzler Day è il 24 di ottobre su uno dei circuiti più belli, il Mugello. Ciao! L'avventura è iniziata con... E domani continua su... Omnimoto.it approda su gp1.com per continuare a darvi tutto il meglio dell'informazione motociclistica. Un team speciale, un solo sito, un unico motto per tutte le moto. gp1.com